Il professor Grassi ci ha onorato della sua presenza al convegno oggi sulla Bolkestein e sulle procedure di infrazione al diritto europeo e adesso vorremmo porgli questa domanda: come possono le inadempienze nazionali trovare una soluzione dalla normativa europea? Beh, la normativa europea intanto è qualcosa di effettivo, non è in certi settori qualcosa che deve essere recepito, o se anche deve essere recepito correttamente. Quindi nel momento in cui viceversa non lo viene, come sta succedendo per la questione dell'assegnazione delle spiagge attraverso queste proroghe senza termine, proprio il richiamo al diritto europeo invocato davanti alle amministrazioni nazionali, davanti ai giudici e tramite i giudici davanti alla Corte di giustizia europea può dare delle soluzioni veramente dirompenti. Grazie. Poi una curiosità. Il professor Grassi mi ha detto prima in un orecchio che lui conosce personalmente l'estensore della direttiva Bolkestein. Sì, no, attenzione, Bolkestein è il commissario e per lui lavorò appunto la direttiva servizi, che aveva all'epoca ai suoi vertici un italiano, che conosco, siamo stati colleghi d'università e al Collegio d'Europa di Bruges, e che attualmente ha lasciato la Commissione europea per andare a rimpiazzare il nostro ex ministro Moavero come giudice del Tribunale di primo grado europeo ed è addirittura presidente di sezione. Lui viene spesso a Roma e se fosse possibile vedremo di farlo partecipare a un incontro anche di questo tipo. Grazie. Prego.